Presidente, lei che questo è un momento particolarmente importante per Teramo, per l'Abruzzo, anche per l'Italia, no? Assolutamente sì, tenevo quindi a dare questa testimonianza ulteriore. Come sapete, nei territori che hanno subito le ferite del terremoto, viaggio, a questo punto posso dire viaggio spesso, perché sono davvero ormai diversi viaggi che ho fatto, questo è l'ennesimo. Voglio stare tra dare questa testimonianza del massimo livello di governo, della nostra attenzione per queste zone. Abbiamo inserito alcune norme, da ultimo nel decreto sblocca cantieri, qualche altra norma potrà tornare utile anche inserita nel decreto crescita, che adesso è in passaggio, mentre lo sblocca cantieri ormai è legge, adesso quello è il decreto crescita, è stato approvato al Senato, adesso passa alla Camera. Insomma, stiamo completando l'architettura che servirà per procedere più speditamente anche per la ricostruzione. Ci sono poi norme specifiche, abbiamo cercato di raccogliere le sollecitazioni anche degli enti locali, dei rappresentanti, come dire, istituzionali del territorio. Probabilmente non siamo riusciti a raccogliere il 100% delle richieste, non so se in termini di percentuale sono l'80, il 70%. Abbiamo fatto molto, io personalmente mi sono speso anche perché rimanessero alcune norme che pure avevano sollecitato una discussione a livello parlamentare. Possiamo fare ancora di più e lo faremo. Senta, grazie. Presidente, ha attraversato il traforo del Gran Sasso, quanto dovremo aspettare ancora per avere un commissario? Poco, molto poco.